Io penso che allora intanto Monster, io ho avuto l'occasione di conoscerlo realmente e il suo modo di fare e la sua forza di volontà è tanto grande quanto l'impegno che ci mette e ciò non toglie che con questo metodo potrebbe aiutare tantissime persone. Quello che fa assolutamente è buono come ovviamente tutte le persone che magari vanno a dar da mangiare senza tetto o comunque aiutano delle persone, dei benefattori. Diciamo che lui lo fa in una maniera diversa, non aiuta solo essendo benefattore, ma lui cerca anche in tutti i modi di salvare persone da crimine o criminali. Un esempio fondamentale è la droga. Ad entrare in squadra con Monster, per carità, se una persona ha la voglia di mettersi in gioco, di aiutare, ma non solo mettendosi in squadra, anche come esempio. Quindi non solo prendere Monster come aiuto, come compagno, ma anche come stile di vita. Quindi aiutare anche il prossimo, anche una persona semplice che trova per strada e aiutarla. Far parte della squadra di Monster non è solamente stare qui con lui, allenarsi, fare tutte le cose del caso che lui fa, andare in missione. Basta solamente che nello stile di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni, sappiamo fare la differenza anche solo con piccoli gesti con cui possiamo aiutare qualcuno anche partendo da cose basilari, per poi arrivare a qualcosa che salva la vita. Essere una guardia, cioè una persona che comunque, diciamo così, ha dei gadget con cui si muove per filmare o per adescare delle prove contro persone che soprattutto lui vuole rinchiudere o vuole togliere dalla circolazione. Non può essere illegale, ma non lo reputo molto a macchia d'olio, non so se mi spiego, poiché ok, una persona può sempre fare la differenza, ma se la generazione di oggi non ha le palle di fare un passo in avanti e aiutare anche una semplice persona, ma ha solo il coraggio di stare dietro ai social, di guardare tutto il giorno TikTok o Instagram, oppure stare davanti a semplici cose come un gruppo di amici o le comodità e non salvare delle persone da un momento di droga, di astinenza. Secondo me quel metodo potrebbe essere efficace. Rischiato? Sì, tante volte. È stato a contatto con persone pericolose, ad esempio pusher, persone che da un momento all'altro potevano estrarre il loro coltellino dalla tasca e fargli del male. Il punto è che lui ha sempre trovato la forza di fare tutto, anche senza persone che gli stessero accanto, in quel momento poco presenti. Può anche essere nociva la cosa che lui fa agli occhi delle forze dell'ordine, ma secondo me, ok, lui non ha magari autorizzazione a fare ciò che fa, però se un po' di gente lo fa, o comunque prende spunto da lui, lui diventa un'icona. Le persone inizierebbero a prenderla sul serio e a non usarla non più come persona o come un vigilante, basta, la prenderebbero anche come uno stile di vita, come dicevo prima. È una persona molto legata a ciò che fa. Il peso è tanto perché c'è sempre il rischio. Il punto è che ciò che fa sicuramente lo rende distinto dagli altri. Prendete come esempio Monster, non da cui per forza unirsi alla sua squadra, se per voi è irraggiungibile la cosa o perché si vive in un altro posto, o perché venite da qualsiasi parte del mondo, che sia Italia, Germania, Russia, Ucraina. La cosa più importante è che prendete il messaggio, lo mettete in testa e ragionate sulla domanda. Se io non sono Monster, o se io non sono una persona speciale che riesce a fare cose speciali, posso avere uno stile di vita che riesca ad essere uguale a ciò che fa Monster?
Si potrebbe provare a fare una settimana aiutando tutti quelli che abbiamo intorno, un tizio che viene bullizzato a scuola, una persona che viene presa in giro, solo anche per farla far star bene. È davvero grande la sensazione che si prova dopo averlo fatto. La soddisfazione, aver tolto un peso a una persona, averla resa migliore, rendervi migliori. Perciò concludo dicendo, anche se non si può far parte della squadra di Monster, provateci interiormente o nel vostro stile di vita. Grazie mille.